Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano questa sera c'è la cronaca e c'è ancora il delitto di Penne. Si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Pescara l'interrogatorio di garanzia di Mirko Giancaterino, il 36enne pennese accusato dell'omicidio di Gabriele Giammarino, delitto avvenuto domenica mattina nella casa dell'ex militare dell'aeronautica in pensione. Giancaterino si è avvalso della facoltà di non rispondere, anche se l'avvocato ha detto di essere innocente. Al termine dell'interrogatorio, il GIP del Tribunale di Pescara Colantonio ha deciso di convalidare l'arresto. L'arrivo è avvenuto pochi minuti prima delle 10. L'interrogatorio di Mirko Giancaterino, il 36enne accusato dell'omicidio dell'ex maresciallo dell'aeronautica militare Gabriele Giammarino, si è svolto in 21 minuti. L'uomo, accusato di omicidio volontario con l'aggravante della crudeltà, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al suo arrivo Giancaterino è apparso visibilmente provato. A stento riusciva a stare in piedi, sorretto dalle forze dell'ordine. Al termine dell'audizione, davanti al GIP Nicola Colantonio, il suo avvocato difensore Paolo Marino ha dichiarato: si è avvalso della facoltà di non rispondere. Lei è riuscito a parlarci? Sì, ci ho parlato, lui si dichiara completamente estraneo alla vicenda, verificheremo poi con lo studio più dettagliato degli atti gli elementi a carico dell'indagato. Intanto, annuncia l'avvocato Marino, dopo aver analizzato gli elementi a carico si deciderà se depositare istanza davanti al Tribunale del riesame. Prossimo appuntamento davanti al Tribunale di giudice? No, non c'è, se non nel caso in cui depositiamo istanza al Tribunale di riesame. Intanto spunta un testimone che dice di aver riconosciuto Giancaterino mentre fuggiva dal palazzo dove si è consumato l'omicidio. Testimonianza che si aggiunge alle immagini registrate dalla telecamera di una tabaccheria vicino al luogo dell'omicidio. L'abbigliamento che appare nei video è stato rinvenuto nella casa dell'accusato dai carabinieri della compagnia di Penne. E su questa vicenda ci sono ulteriori sviluppi, perché i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara hanno rinvenuto in queste ultime ore, tra controlli in casa dell'indagato e nella boscaglia, degli abiti che presentano tracce di interesse investigativo. Gli indumenti saranno inviati ai carabinieri del RIS di Roma per le comparazioni e gli accertamenti con il DNA di Giancaterino, che in base agli accertamenti effettuati in ospedale subito dopo il fermo è risultato positivo alla cocaina e ad altre sostanze. Si svolgeranno domani alle 16 a Tortoreto, nella chiesa di San Nicola, i funerali della 19enne, i cui resti sono stati trovati il 1° settembre lungo l'autostrada 14 sulla corsia di emergenza tra i caselli di Giuliano Valvibrata e Giuliano Amosciano. Dopo il nulla osta del PM titolare del fascicolo, Irene Scordamaglia, la salma è stata restituita alla famiglia. Resta aperto il fascicolo senza indagati, aperto dalla procura con l'ipotesi di reato di istigazione al suicidio. Intanto la procura teramana ha lanciato un appello alla collaborazione a chiunque abbia informazioni utili a ricostruire le ultime ore di vita della giovane ragazza. Ancora la cronaca giudiziaria, torna in aula il processo Bussi bis, stralcio del filone principale, conclusosi in primo grado con l'assoluzione di 19 imputati, tutti facenti riferimento ai vertici Montedison. In questo procedimento sono indagati invece i vertici dell'epoca di Aca e Ato. Oggi è stato ascoltato uno dei periti della difesa, l'esperto di chimica Lino Prezioso. Non c'è stato alcun superamento dei limiti di contaminazione dell'acqua alla distribuzione. È quanto affermato da Lino Prezioso, uno dei due periti della difesa nell'ambito del processo con rito abbreviato denominato Bussi bis, relativo alla mega discarica dei veleni scoperta nel 2007 a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Il procedimento Bussi bis è uno stralcio del filone processuale principale e vede sotto accusa Giorgio D'Ambrosio, ex presidente dell'ATO, Bruno Catena, ex presidente dell'ACA, Bartolomeo Di Giovanni, direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello, direttore tecnico dell'ACA, Roberto Rongione, ex responsabile del servizio SIAN dell'ASL di Pescara, tutti chiamati a rispondere del reato di distribuzione di acqua avvelenata. Questa mattina il GUP Maria Carla Sacco ha ascoltato soltanto Prezioso, esperto in materia
chimiche, mentre ha rinviato al 27 ottobre l'esame dell'altro perito della difesa, Gaetano Fara. C'è stata un'elencazione di dati da parte dell'ingegner Prezioso, che ha voluto dire che i dati a disposizione elencati nel capo di imputazione sarebbero tutti nella soglia, insomma, al di sotto della soglia, e quindi non pericolosi per la salute pubblica. L'importante sarà il contraddittorio della prossima udienza, perché? Beh, perché evidentemente verranno portate a conoscenza del giudice anche le tesi dei consulenti della pubblica accusa, che sono di tutt'altro tenore. Il perito ha contestato la correttezza dei risultati forniti da alcuni laboratori privati, facendo riferimento alla metodologia in base alla quale gli esami vanno ripetuti molte volte per confinare il limite di incertezza al 25%. Il perito della difesa, infine, ha evidenziato anche una serie di discordanze sulle analisi compiute dall'ARTA con riferimento ai pozzi 4 e 8. Le difese hanno condizionato il giudizio abbreviato all'audizione dei loro consulenti, ed evidentemente una dinamica processuale presuppone il contraddittorio. È stato ammesso anche a prova contraria l'esame dei consulenti del PM, proprio perché comunque l'interesse è quello di avere la verità su un tema così delicato. Cambiamo pagina, parliamo di politica approvata dalla maggioranza in Consiglio regionale. Dopo una lunga maratona notturna, quelle che le minoranze hanno già ribattezzato legge Bavaglio. Il PD prova a smorzare le polemiche, ma Forza Italia e 5 Stelle sono pronte alle barricate. La maggioranza li chiama emendamenti d'urgenza, l'opposizione legge Bavaglio. Due visioni diametralmente opposte sulla legge approvata in Consiglio regionale al termine di una lunga maratona notturna che, di fatto, istituisce lo strumento della fiducia. Una legge che, secondo i più critici, impedirà alle minoranze di presentare emendamenti qualora la maggioranza ravvisi motivi di urgenza e necessità di un'approvazione celere di un progetto di legge, comportando la decadenza di emendamenti e subemendamenti. Il provvedimento passato a maggioranza, con l'astensione di SEL, ha mandato su tutte le furie Forza Italia e 5 Stelle, che hanno parlato senza mezzi termini di porcata. Il consigliere regionale PD Camillo D'Alessandro ha provato a smorzare i toni, precisando che le opposizioni potranno comunque presentare emendamenti. Ma dall'altro lato della barricata le rassicurazioni sembrano essere cadute nel vuoto. Io non la chiamerei solo bavaglio, ma è una porcata fatta ai danni del Consiglio regionale, una porcata fatta nei confronti delle minoranze, una porcata fatta nei confronti della democrazia. Non è mai successo in questi 45 anni che un presidente, un consigliere, un gruppo consigliare si sia mai permesso di pensarlo solamente un articolo del genere. La maggioranza ha voluto forzare questo e credo che si sia reso conto però dei problemi che gli creeremo da adesso a quando questa legge avrà effetto definitivo, perché dovrà fare tre passaggi, bisogna rispettare alcune procedure, quindi arriveremo a settembre e chiaramente noi cambieremo atteggiamento. Se oggi Forza Italia è stata un'opposizione dura, ma un'opposizione propositiva, un'opposizione costruttiva, a questo punto è chiaro che noi, come stiamo facendo oggi in Consiglio, non gli permetteremo di far passare nulla, e siccome hanno capito che siamo in grado di farlo e lo hanno capito effettivamente, c'è stata una grande apertura da parte della maggioranza e soprattutto del Presidente Alfonso, che si è impegnato a rivedere questa norma, a creare un percorso parallelo per arrivare ad una soluzione diversa rispetto a quelle che hanno presentato. Noi, che veniamo da una cultura presidenzialista, non siamo appassionati al non risolvere e non mandare avanti i provvedimenti. Chi ha vinto le elezioni è giusto che governi, però non può farlo in questa maniera. È una forzatura che grida vendetta, è una porcata, continuo a dirlo, che è stata fatta. Credo che la stessa maggioranza se ne resa conto e vediamo se intende veramente correggerla. Restiamo all'Aquila per una notizia una volta tanto bella. Torna infatti nella sua sede storica di via 20 Settembre il Tribunale dell'Aquila, dove questa mattina avvocati e giudici sono tornati per la ripresa delle udienze. Qualche disagio per i parcheggi ancora da riattivare, mentre per l'inaugurazione ufficiale si punta a far partecipare anche il Presidente della Repubblica, Mattarella. Oggi all'Aquila riprendono le udienze nel tribunale storico, quello di via 20 Settembre, dove fino al 6 aprile 2009 era in piena attività. E questa mattina la ripresa delle udienze non segna effettivamente l'inaugurazione dello stabile, che verrà inaugurato nelle prossime settimane, verosimilmente con la presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il significato di questo ritorno in centro storico è particolarmente forte, in quanto è l'unico edificio che nella zona
più colpita dalla sisma, quella di via 20 settembre, e torna nella sede originaria, proprio questa qui di via 20 settembre. Andiamo a vedere all'interno come sono le aule e qual è la ripresa delle udienze. È un po' come il primo giorno di scuola. Tanta emozione all'Aquila tra addetti ai lavori e non, per la riapertura della storica sede del Tribunale via 20 settembre, dopo l'esilio forzato nei locali temporanei di Bazzano, dove il palazzaccio era stato trasferito dopo il sisma. Si torna finalmente alla normalità. La soluzione di Bazzano è stata una soluzione che ci ha permesso di continuare a lavorare, ma obiettivamente era difficilmente sostenibile, perché si trattava di entrare e di uscire continuamente da un capannone a un altro e quindi, soprattutto d'inverno, la cosa era molto disagevole. Quindi questo è un altro punto di rinascita importante per la nostra città. Ora bisogna risolvere il problema del parcheggio, che è fondamentale. Aule nuove di zecca e corridoi tirati a lucido per la ripresa delle udienze, anche se qualche disagio è stato riscontrato per l'assenza di parcheggi che ancora devono essere riaperti al pubblico. Il grande problema di questa struttura è quello dei parcheggi che ancora non sono stati riattivati e quindi, come vedete alle mie spalle, auto parcheggiate in doppia fila, auto che sono parcheggiate anche all'interno della vicina sede del comune di Villa Gioia, una situazione nettamente diversa rispetto a quella di Bazzano, dove provvisoriamente dopo il 6 aprile 2009 era stato ricollocato il Tribunale, un problema che però verosimilmente dovrebbe essere risolto anche questo nelle prossime settimane. Per l'inaugurazione ufficiale ci sarà da attendere ancora qualche tempo, ma intanto un altro tassello di normalità è stato posto nel complesso mosaico di una città che prova a tornare quella di un tempo. Beh, è senz'altro un giorno emozionante, per noi è un giorno di festa, un giorno di gioia, ma non solo per noi avvocati, quindi addetti ai lavori, ma soprattutto per la città. È un grosso passo in avanti verso, diciamo, un ritorno ad una normalità che ci mancava. Un operaio sale a 30 metri di altezza su una gru della ricostruzione dell'Aquila per essere pagato degli stipendi arretrati nella zona del rinnovato Palazzo di Giustizia dell'Aquila. È successo in quella che, come abbiamo visto, doveva essere la mattina della riapertura del tribunale, ricostruito dopo 6 anni e mezzo. Invece tra i protagonisti di questa vicenda c'è stato quest'uomo che, secondo quanto si è appreso, è di nazionalità egiziana, si chiama Mohamed Hassan, 27enne, regolare sul territorio italiano con dimora a Tornimparte in provincia dell'Aquila, il quale si è issato sulla gru in via Filomusi Guelfi minacciando di non voler scendere fino all'ottenimento delle spettanze dovute, un paio di mensilità secondo quanto si è appreso. L'uomo lavora per una ditta, la Edil Nord di Milano, che ha preso in subappalto la messa in opera in sicurezza dell'edificio che ospiterà la procura. In base a quanto riscontrato dalle forze dell'ordine, non ha mai manifestato l'intenzione di buttarsi. Sul posto è intervenuta la forestale del gruppo che lavora presso la direzione distrettuale antimafia con l'ispettore Silvano Corpetti, che ha condotto la mediazione alla fine della quale l'uomo è sceso. Critica l'associazione di Confcommercio sulle problematiche delle acque di mare e del fiume a Pescara. Occorre una inversione di tendenza generale. Presidente Ardizzi, fiume e mare di Pescara, oggi se ne parla in Confcommercio, qual è la vostra ricetta? La nostra ricetta è che bisogna fare i lavori, perché che la costa abbia avuto dei problemi, che i fiumi abbiano avuto dei problemi, la percezione l'hanno avuta anche i cittadini, il disagio, il mare inquinato, ma non inquinato, il divieto di balneazione, non c'è il divieto di balneazione, una confusione di ruoli. Noi vogliamo invece che prima ci siano gli enti adatti, le persone adatti che dicano e sappiano dire quello che devono fare, ma ancora di più che ci siano enti che adottino provvedimenti, che abbiano risorse e finanziamenti per curare il malato, perché il nostro mare, i nostri fiumi sono malati. Quindi noi vogliamo, vogliamo sì che l'anno prossimo, che gli anni, la nostra acqua da scarsa diventa mediocre, da mediocre buona, da buona ottima, come sono gli altri mari che ci sono vicino, dalla Puglia alle Marche. Presidente, nonostante le problematiche del mare a Pescara, ma anche in Abruzzo, per quanto riguarda il turismo balneare, la stagione si è chiusa con il segno positivo. Eh sì, perché noi
voglio dire, è vero che c'è il grande stellone, ci mancherebbe pure. Gli italiani si sono mossi in Italia, non sono andati all'estero, c'è stato un turismo che comunque ha gradito, c'è stata una stagione favorevole, ancora oggi sono 30 gradi, sì, ma questo non significa perché abbiamo fatto promozione oppure perché abbiamo fatto miglioramenti delle, come dire, delle strutture e delle infrastrutture, no, sono rimaste quelle. Una struttura importante è il mare, una struttura importante sono i depuratori e quelli sono rimasti al palo, non se ne è fatto nulla. E ora andiamo a Teramo, cantiere di nuovo al lavoro nel quartiere della Gammarana per la realizzazione dello svincolo del lotto 0. Si riparte dopo 3 cambiamenti di progetto, 2 annullamenti ed un lungo stop. Ora l'esponente del PD, Maurizio Verna, chiede chiarezza sui costi dei risarcimenti. L'ormai famigerato svincolo della Gammarana del lotto 0 sarà completato a inizio 2016. La conferma è arrivata dalla ditta incaricata dei lavori. Per far ripartire i lavori dello svincolo, ha spiegato il primo cittadino, è stata necessaria una conferenza dei servizi tra ANAS, Strada dei Parchi e Comune. Poi sono state avanzate anche altre situazioni relativamente agli espropri. Allora, gli espropri, il progetto esecutivo prevedeva 600.000 euro, poi è stato necessario un arbitrato che noi abbiamo accolto favorevolmente e l'arbitrato ha deciso che gli espropri sono passati da 22 euro a 48 euro, quindi siamo passati da 600.000 a circa 1 milione di euro e anche qualcosa in più. Nel quadro economico sono comprese tutte quante le spese, compreso anche l'accordo che stiamo già trovando con l'impresa per quanto riguarda le riserve. Ma l'esponente del Partito Democratico, Maurizio Verna, carte alla mano, smentisce il sindaco Brucchi, mostrando il quadro economico del cantiere e annuncia che lo svincolo del lotto 0 della Gammarana finirà in commissione di garanzia. Dove sono i soldi per pagare i danni all'impresa? Ricordiamo che in via ufficiosa, quello che io so, l'impresa ha chiesto 1.800.000 di danni per il fermo di quasi 6 anni del cantiere. Siccome il quadro economico è questo, della delibera 339 del 7 agosto scorso, dentro di questo quadro economico, oltre ai lavori di 1.200.000 euro quasi, ci sono, insomma, a disposizione dell'amministrazione i soldi per l'esproprio, cui il sindaco dice che sono passati da 600.000 a 1.100.000, invece sono passati da 180.000 a 1.080.000 euro. Poi abbiamo i fondi di incentivazione, spese tecniche, i collaudi, l'IVA sui lavori, l'IVA sulle spese tecniche proprio liberatorie. Non ci sono soldi che giustificano il pagamento per i danni per le imprese. Alcuni genitori scrivono al ministro dell'istruzione Giannini per protestare contro un professore, la scuola dove insegna il docente, il liceo musicale Misticoni di Pescara. Una lettera al ministro dell'istruzione Stefania Giannini. A scriverla i rappresentanti di classe di alcuni studenti del liceo musicale Misticoni di Pescara per segnalare alcune anomalie relative a un docente. La storia inizia nel 2013. C'è un professore che ha dei comportamenti che noi abbiamo ritenuto assolutamente inidonei. Quello che noi stiamo chiedendo è che, nonostante abbiamo fatto raccomandate, richieste, siamo stati all'Aquila dal dirigente regionale 3x3 volte, io e la mia collega ci hanno garantito che avrebbero fatto un'ispezione, che avrebbero controllato, verificato, in effetti non si è verificato niente di tutto ciò. Dall'iniziale motivo per il quale si era palesata la preoccupazione dei genitori, si è giunti poi a scoprire nuovi dettagli del caso. È stato l'intervento del legale rappresentante, mediante l'accesso agli atti, a riscontrare alcune irregolarità. Il professore inidoneo ad assolvere la propria funzione educativa e di docente non è in possesso dei titoli che legittimano l'insegnamento delle materie alle quali sostanzialmente è stato adibito, per le quali è stato incaricato. L'aspetto più sconcertante è che la pubblica amministrazione non ha dato alcuna risposta, non ha riscontrato le nostre missive, ha provveduto a confermare nell'incarico il docente senza dare un'adeguata risposta motivata a questa scelta, tanto che noi ci siamo indotti a scrivere al ministro dell'istruzione perché eventualmente verifichi. E ora torniamo a Teramo. I parcheggi realizzati davanti alla Noè Lucidi dovevano essere riservati ai genitori di chi frequenta la scuola con un tempo di sosta massimo di 20 minuti, ma a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico gli stalli vengono occupati per l'intera giornata. Le auto che decidono di sostare nei nuovissimi stalli davanti alla Noè Lucidi dovrebbero rimanere per 20 minuti e così invece non è. Nessuna delle automobili in sosta davanti alla Noè Lucidi, già da lunedì scorso, primo giorno di scuola, non ha esposto il disco orario in modo corretto.
e di multe, almeno a prima vista, ancora non se ne vedono. L'assessore ai lavori pubblici, Giorgio Di Giovan Giacomo, ribadendo l'importanza di questa nuova opera, ricorda ai cittadini che i parcheggi sono a servizio, in primis, dei genitori di chi frequenta la scuola. Lì funziona che sono 17 stalli a rotazione, per, diciamo, dalle 7.30 alle 14 a 20 minuti di sosta massima, dove i genitori potranno tranquillamente parcheggiare, lasciare i propri figli e più presto possibile, diciamo nell'arco dei 20 minuti, se possibile anche prima, in maniera tale di dare la possibilità anche agli altri genitori di trovare posto libero, devono andarsene. Dunque, questo è l'intervento che abbiamo fatto in quella zona per mettere a norma, diciamo, le entrate e le uscite dalle scuole con dei passaggi pedonali protetti, rialzati e anche con un sistema parcheggi, in maniera tale che i ragazzi non uscivano, diciamo, in prossimità della carreggiata, creando pericolo alla circolazione e ai ragazzi stessi. L'Aquila si accende con la notte europea dei ricercatori che il 25 settembre animerà la città con dimostrazioni, giochi, partite e laboratori aperti. Un modo per avvicinare più giovani al mondo della scienza e della ricerca. Insegnare e mostrare i segreti della scienza in modo diverso per coinvolgere soprattutto i più giovani. È l'obiettivo di Sharper, la notte europea dei ricercatori, che torna all'Aquila il prossimo 25 settembre, in contemporanea con Perugia ed Ancona. Più di 120 eventi per avvicinare il grande pubblico ai ricercatori e al loro mondo tra giochi, spettacoli, caffè scientifici, dimostrazioni e laboratori aperti. All'Aquila si viaggerà nel tempo per scoprire cosa esiste oggi, delle invenzioni mostrate nel film Ritorno al futuro, di cui quest'anno si celebra il trentennale. Lo sguardo però sarà proiettato anche verso l'orizzonte per scoprire cosa l'innovazione ci regalerà nei prossimi 5 anni. Far capire a tutti i giovani che in realtà il talento cova dentro di loro e che c'è bisogno semplicemente di appassionarli spesso. Ecco, quella notte secondo me i ricercatori che scendono in piazza, che faranno exhibit, spettacoli, conferenze, trasmetteranno soprattutto questo, quanto è bello fare ricerca, quanto è appassionante. Questo deve essere il contagio che speriamo che prenda piede. Viene insegnata forse in maniera un po' troppo noiosa, allora forse nelle scuole o anche nelle università? Ma viene insegnata secondo i programmi che ci sono e penso che sicuramente gli insegnanti dovrebbero fare uno sforzo per metterci un po' più di fantasia magari anche, certamente poi i ragazzi dovrebbero essere un pochino più disciplinati e capire loro stessi che fin dalle fasi delle scuole secondarie si mettono i semi poi per quello che sarà il loro futuro, quindi stare a sentire i professori ha un valore speciale perché in fondo le decisioni che prenderanno nel futuro, le strade che prenderanno, dipendono anche da quanto stanno attenti a cogliere questi stimoli. Ed ora un servizio che in qualche modo ci introduce alla pagina sportiva, perché oggi c'è stata una sorta di passerella a Palazzo di Città per il Pescara di Massimo Oddo, una presentazione in comune, una presentazione alla città. L'occasione è stata propizia anche per parlare della gestione dell'Adriatico al Delfino e dei nuovi lavori. La vita è sempre una questione di centimetri, anche lo sport è una questione di centimetri, centimetri che sono mancati per il sogno della Serie A che si è infranto contro una traversa all'ultimo minuto dell'ultima partita, però questo significa anche ripartire e riprovarci. Oggi abbiamo aperto la sala del Consiglio Comunale, che è la casa dei pescaresi, per salutare la squadra, dallo staff tecnico, i giocatori, il mister, e augurare loro naturalmente ogni successo per questa stagione che parte, attorno alla quale ovviamente ci sono delle aspettative, con l'idea in qualche modo di far sognare una comunità esattamente come è avvenuto lo scorso anno. State lavorando con la società, con la Pescara Calcio, per lo stadio Adriatico, per la gestione da parte del sodalizio biancazzurro dello stadio? Ma questa è una frontiera verso cui questa amministrazione sin dal suo insediamento intende tendersi. Oggi le pubbliche amministrazioni hanno difficoltà finanziarie e dunque devono pensare a nuove forme di gestione delle proprie proprietà immobiliari. Lo stadio è una di queste, ciò si lega anche al fatto che dal
entro 2 anni gli stadi di calcio dovranno avere determinate caratteristiche e dovranno essere dedicati. Noi pensiamo e lavoriamo ad un'ipotesi del genere con la premessa indispensabile tuttavia di mantenere inalterato quell'altra funzione che lo stadio svolge, quello cioè di un luogo in cui centinaia e migliaia di persone vengono a trascorrere il proprio tempo libero, si allenano e fanno atletica. Dunque l'idea è da un lato la realizzazione di un nuovo impianto per l'atletica e dall'altro la trasformazione dell'esistente stadio adriatico in una struttura esclusivamente dedicata al calcio che sia in grado di funzionare 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno, per intenderci sul modello dello Juventus Stadium. E intanto, dopo il successo sul Perugia di venerdì scorso, la squadra continua a lavorare. Oggi stop precauzionale per il difensore Ugo Campagnaro, ha abbandonato anzitempo la seduta pomeridiana anche il giovane Mitrita, e ancora lavoro a parte per gli attaccanti Forte e Sansovini, alle prese con i rispettivi acciacchi. Andiamo ora ad ascoltare l'attaccante che ha ben impressionato contro il Perugia, La Padula. Gianluca La Padula all'esordio in campionato allo Stadio Adriatico, forse non si aspettava una prestazione così positiva, anche se quel palo grida ancora vendetta. No, non me l'aspettavo, non è proprio esatto. Sicuramente sapevo che in campo, ma come ogni domenica, avrei dato l'anima, avrei sputato sangue. Peccato per quel palo. Una grande prestazione, come una grande prestazione del Pescara, questa vittoria vi dà morale, fiducia in vista dei prossimi appuntamenti, ad iniziare da quello di sabato a Bari? Sì, abbiamo fatto una grande prestazione di gruppo. Secondo me la cosa che è spiccata di più è stata la voglia di dimostrare, la cattiveria di voler vincere ogni contrasto, e dobbiamo continuare su questa strada che ci leveremo delle belle soddisfazioni. Nella gara col Perugia sei andato vicinissimo al gol, ci riproverai al San Nicola? Ci riproverò sempre. Palo o non palo, per un attaccante il gol è ossigeno. È ossigeno, però non è un assillo. Tu vuoi dimostrare innanzitutto di essere un giocatore da Serie B. Esatto, io il gol ho sempre cercato attraverso le prestazioni, mai vivendo solo per spingere la palla in porta. Ecco, e poi i gol arrivano quando sei sempre in forma fisica giusta e vai a 2000... Le soddisfazioni arrivano sempre. Parliamo un attimo brevemente di questa gara di Bari, partita difficile con una delle favorite per la vittoria finale, giocherete al San Nicola, ci saranno oltre 20.000 spettatori. Partita difficile, squadra importante, vuol dire solo grandi stimoli. L'ultima, Gianluca, quale obiettivo si è posto Gianluca La Padula per questa stagione col Pescara? La Padula si è promesso di scendere in campo, quando scenderà in campo, di cercare di giocare tutte le partite con col coltello fra i denti, di vincere ogni contrasto, e poi se si riesce a buttarla anche dentro non starebbe male. E ora parliamo di Virtus Lanciano. Non c'è una buona notizia che vi diamo, perché nel pomeriggio il procuratore federale ha segnalato e ha deferito presso la sezione disciplinare del Tribunale federale appunto la società della Virtus Lanciano e il suo legale rappresentante pro tempore Claude Alan Di Menno di Bucchianico per non aver documentato agli organi federali competenti l'avvenuto deposito della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del debito IVA relativo all'anno di imposta 2012 nei termini stabiliti dalla normativa federale. Quindi la Virtus Lanciano è stata deferita a titolo di responsabilità diretta, questo su segnalazione della Covisoc. È stata deferita anche un'altra società, anche lei deferita per responsabilità diretta, si tratta del Pisa, che invece milita nel campionato di Lega Pro Girone B. Deferito anche il legale rappresentante pro tempore, il presidente Carlo Battini, in questo caso per non aver documentato l'avvenuto deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di 400.000 euro nei termini stabiliti dalla normativa federale. Sul fronte del calcio giocato invece il Virtus Lanciano continua a preparare la trasferta di sabato prossimo a Trapani, e ascoltiamo le parole dell'attaccante Piccolo, che quest'estate è stato molto vicino al trasferimento al Cesena, ma poi è rimasto in terra frentana anche per la soddisfazione del tecnico d'Aversa.
Dopo due giornate secondo me è difficile fare un paragone con le altre formazioni o con le altre rose che ci sono state qua. Sicuramente una rosa è una squadra che è stata attrezzata, anche se in ritardo, è stata attrezzata per fare un buon campionato. In queste due partite comunque abbiamo dimostrato, anche nella sconfitta di Vercelli, di starci, di poterci giocare questo campionato come abbiamo sempre fatto, con le nostre forze, partendo dai nostri punti di forza, e quindi niente, paragoni secondo me è ancora prematuro ne farne dopo due giornate di campionato. In primis fa piacere se altre squadre ti richiedono, ti cercano, vuol dire che comunque uno si sta lavorando bene. Sicuramente è stato motivo di orgoglio essere cercato dal Cesena e non solo dal Cesena. E d'altra parte dispiaceva comunque la consapevolezza di lasciare un gruppo che in primis mi ha dato una mano quando sono arrivato qua, e poi con questo gruppo si è costruito comunque in 4 anni qualcosa di importante, penso, quello sì. Ma al di là di tutto, le sessioni di mercato per giocatori che magari possono andare via o comunque fanno parte di trattative, comunque è sempre difficile, anche perché poi vuoi o non vuoi inconsciamente lo riporti anche sul campo, e magari anche con la consapevolezza che puoi allenarti bene tralasci sempre qualcosa. Saltiamo la Lega Pro e andiamo direttamente in Serie D, perché oggi c'è stato il primo turno infrasettimanale stagionale valevole per la terza giornata di campionato. Vediamo come sono andate le cose. Vi diciamo subito che due partite si devono ancora disputare, o meglio una è iniziata poco fa, quella tra Fano e Folgore Veregra, mentre alle 20 si giocherà la partita tra Monticelli e Jesina. I risultati già acquisiti: Avezzano Olimpiagnonese 4-3, Campobasso San Benedetto 0-1, Castelfidardo San Nicolo 1-1, Fermana Chieti 2-1, Giulianova Isernia 1-2, Matelica Amiternina 3-3, Vispesaro Recanatese 2-3. Classifica: in testa c'è al momento una sola squadra, anzi sono due squadre, ma col punto virtuale del Fano. In realtà c'è una sola squadra effettivamente al comando, è la San Benedettese. È chiaro che Monticelli e Fano devono finire i loro incontri o devono addirittura iniziarli, e quindi siccome sono le uniche due squadre a punteggio pieno, potrebbero, vincendo, salire a 9 punti e riprendere la vetta. Al momento c'è la Samba a quota 7, il Fano che al momento sta pareggiando anch'esso a quota 7, poi Monticelli con una partita in meno a 6 punti anche per Recanatese e Isernia, 5 punti per la Fermana, 4 punti per Matelica, Avezzano, Campobasso e Chieti, 3 punti per San Nicolò e Giulianova, 2 punti per Jesina, Amiternina, Castelfidardo e Folgore Veregra, sempre col punto della partita di Fano attualmente in corso. Vispesaro un punto, chiude l'Olimpia Agnonese a 0 punti. E allora andiamo subito allo stadio Rubens Fadini di Giulianova per vedere i riflessi filmati di questa sconfitta interna del Giulianova contro la matricola molisana. Giulianova che era reduce della bella vittoria sempre al Fadini contro il Matelica, ma oggi c'è stato questo passo falso interno. Il Giulianova non riesce a ripetere l'ottima prova di domenica scorsa con il Matelica e, a cospetto della matricola Isernia, deve subire la seconda sconfitta stagionale dopo quella della giornata inaugurale in quel di Fano. Il primo turno infrasettimanale non ha portato fortuna ai giallorossi, apparsi nervosi, confusi e con poche idee, a cospetto di una formazione, quella molisana, ordinata e soprattutto cinica nel riuscire a sfruttare le poche occasioni create. Parte convinto il Giulianova, che al sesto convita al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Manca il bersaglio pieno. Gol mangiato, gol subito, visto che al decimo i molisani trovano al primo affondo a sorpresa il vantaggio grazie a Panico, che approfitta di un errore dei difensori giallorossi mettendo la sfera alle spalle di Rossetti. I padroni di casa accusano il colpo, anche se al 17° Ranieri in area molisana ha una buona opportunità, sparando però alle stelle. I ragazzi di Francesco Giorgini, oggi in tribuna per squalifica, spingono soprattutto con la forza dei nervi e della disperazione, e al 23° hanno una buona opportunità su punizione con De Iorio, che però manca di un nulla il bersaglio pieno. Poi tanta buona volontà, ma idee confuse per Ferrante e compagni, che proprio in extremis di primo tempo riescono a riacciuffare il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso
rosso per un fallo di Pepe su Rossi. Si incarica della trasformazione dagli 11 metri Giampaolo, che si fa però ribattere la conclusione da Maggi. Panettella di Bari vede però troppi giocatori in area e fa ripetere il penalty con il numero 10 giallorosso, che non sbaglia, spiazzando l'estremo molisano. La ripresa si apre così come il primo tempo, con il gol dell'Isernia griffato ancora da Panico, che sulla respinta di Rossetti, dopo un tiro cross di Simonetti, di piatto mette in rete per il nuovo e decisivo vantaggio isernino. La gara si scalda con il Giulianova che non trova gli spazi giusti ed i molisani che controllano senza problemi. Al 32esimo la formazione biancazzurra resta in 10 a causa di un fallo di Rega su Giampaolo, che era già a terra. L'arbitro barese vede tutto ed estrae il rosso diretto per l'attaccante ospite, che deve così rientrare anzitempo negli spogliatoi. Il finale vede il prevedibile arrembaggio confuso della formazione giallorossa, ma le idee sono davvero poche e al 38esimo c'è l'unica emozione con Vita, che prende la mira dalla distanza, trovando però la risposta di Maggi. Qualcuno non ha recuperato la fatica di domenica, un po' il caldo, un po' oggi non ci siamo espressi, se andiamo a vedere nessun reparto è stato lucido come domenica, diciamo. Purtroppo avendo una squadra giovane puoi incappare in queste situazioni qua nell'arco di un campionato, quindi è successo oggi, purtroppo è un peccato. Sconfitta che brucia anche perché è arrivata in casa e contro una diretta concorrente. Bravo, ma soprattutto per quello. Era importante oggi non perdere con una diretta concorrente, perché noi, ecco, il nostro obiettivo è quello della salvezza, penso che come l'Isernia penso che sia l'obiettivo uguale, quindi doppiamente che brucia. Sorride invece l'Avezzano, che fa sua una sorta di festa del gol. 4-3 la vittoria nello scontro salvezza, già possiamo parlare in questi termini visti gli obiettivi stagionali, con l'Olimpia Agnonese, protagonista l'attaccante biancoverde Di Massimo. 7 gol e 2 pali nel pomeriggio del De Marsi, alla fine però trascinato da uno strepitoso Di Massimo e l'Avezzano a festeggiare la prima vittoria in campionato 4-3, lasciando a bocca asciutta e a 0 punti in classifica l'Agnonese. Il tecnico molisano Paolucci cambia 4 undicesimi della formazione sconfitta a domicilio dal Fano e conferma il 4-3-3 con Marolda, supportato ai fianchi da Jalove e Conte. Nel 4-2-3-1 dell'Avezzano Lucarelli deve rinunciare agli squalificati Ndiaye e Bittaye, con Kras terzino sinistro. L'avvio di gara è pirotecnico, passano 12 minuti e Bisegna in verticale pesca Di Massimo, che va in progressione con un diagonale sporco ma efficace, centra l'angolo lontano per il vantaggio dell'Avezzano. Secondo gol per il giovane attaccante 19enne dei marsicani. Appena 2 giri di lancette dopo l'Avezzano raddoppia, il merito è di Michele Bisegna, che beffa Mancino direttamente da calcio d'angolo, traiettoria arcuata e carica d'effetto. Sembra un monologo biancoverde e invece a sorpresa l'Agnonese accorcia le distanze al 18esimo sul lancio lungo di Di Lollo. La copertura di Tabacco non è perfetta, Marolda ne approfitta e scavalca Davino in pallonetto. Primo gol in campionato per i molisani, che al 27esimo vanno addirittura vicini al pareggio. Giallo va allarga per Cossu, sinistro potentissimo che fa tremare la traversa. Nel finale di tempo Lucarelli perde per infortunio Moro e inserisce Venditti, ridisegnando i suoi con uno speculare 4-3-3. A chiudere la frazione la velenosa punizione di Bisegna, toccata in corner da Mancino. Ripresa con una Agnonese più offensiva, guida al posto di Padovano e al 12esimo ecco il pari. Venditti strattona scioccamente Giallo in area, calcio di rigore che a Campora trasforma per il 2-2. L'Avezzano sbanda e i molisani fiutano il sorpasso. La punizione di Dironza al 20esimo coglie il palo e Giallo va a porta vuota, sbaglia clamorosamente. 2 minuti dopo Di Massimo si intestardisce e anziché servire Puglia tira debolmente. Sul ribaltamento tocca a Davino diventare protagonista, prima esce su Conte e subito dopo si ripete su Marolda. Le azioni si susseguono a ripetizione, Di Massimo al 28esimo sbaglia davanti a Mancino, ma alla mezz'ora si riscatta procurandosi un calcio di rigore dopo un'azione caparbia. Mancino respinge il tiro di Bisegna, il più lesto di tutti a raccogliere è Puglia, che insacca di precisione 3-2. Al 39esimo la partita si chiude con il gol capolavoro di Di Massimo, che pesca l'incrocio dei pali. A volte non passa il pallone, ma il talento di questo attaccante è notevole e molti di esse possono prendere nota. Al 42esimo a Campora trasforma il terzo rigore di giornata, ma non c'è più tempo. La festa è tutta dell'Avezzano e i tifosi pensano già alla trasferta di Chieti di domenica prossima. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera in diretta dai nostri studi Virtus Style, il nostro approfondimento dedicato alla Virtus Lanciano. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.